Tutto è cominciato con impercettibili rumori, anzi direi acuti, remoti ronzii nella testa. Ora sono bisbigli. Solo poche ore al giorno, solitamente nelle prime ore del mattino. Ciò mi permetterà di redigere questo diario per documentare la mia esperienza. Questo è quello che dicono. Ma non mi sono mai fidato dei dottori e ne ho conosciuti molti. Ho passato un anno nell'istituto di igiene mentale, ma da pochi mesi ho accettato di entrare nel programma RDP 056. Le sigle RDP stanno per ricerca e sviluppo della psicosi. 056 dovrei essere io. Non è un programma medico convenzionale né statale. Credo anzi si tratti di ricerche finanziate privatamente. In poche parole, sono assistito da due medici giorno e notte. La loro assistenza consiste nel provocare e controllare la mia evoluzione psicotica. Mi aiutano ad impazzire. Mi gettano nel baratro del delirio per poi farmi tornare. Questo permetterà loro di guarire le menti. Questo è ciò che dicono i dottori. Dopo la prima settimana mi è stato consegnato questo registratore vocale. Credo che faccia parte del programma, ma non so se sia una concessione o un obbligo. In tutta coscienza non so ancora perché sono qui, forse per scoprirmi sano o per rassegnarmi definitivamente alla malattia. Il trattamento ha avuto inizio con particolari esami sui miei sensi. Nei primi giorni ogni mio impulso sensoriale è stato osservato e catalogato. Per la maggior parte della giornata sono imbottito di farmaci e sottoposto a esami di controllo. Poi, a una data ora, mi iniettano una strana sostanza. Dicono che mi aiuterà a comprendere. Una volta iniettato, il liquido entra subito in circolazione. La temperatura del mio sangue si abbassa velocemente e il mio corpo viene scosso da una forte contrazione muscolare. Poi si rilassa e avverto un suono come uno scricchiolio. E i miei assistenti dicono che a volte mi agito, urlo, io ne ho solo un vago ricordo. In realtà mi trovo in strani posti, alcuni familiari. I miei assistenti stanno facendo un ottimo lavoro. Ora riesco a distinguere delle parole, a volte delle frasi o interi concetti. Essere più compiutamente un uomo. È questa la prima frase che ho sentito nitidamente. Ora le voci si fanno sempre più costanti. Ne avverto l'arrivo da una piccola ma sostanziale distorsione della vista. Ora sta accadendo. Devo smettere di registrare, devo ascoltare. Da diversi giorni
non mi iniettano più nulla. Si limitano ad osservarmi, non c'è più bisogno di nessun liquido. Sto cambiando. Una fiamma arde, tuttavia. È quieta e remissiva. Ho passato le seguenti 2 settimane ad ascoltare. Per 2 settimane mi hanno privato del silenzio. Credetemi, sono stato un mezzo uomo, perduto e incapace. Le voci si erano fatte molto chiare, ma iniziavano a confondermi. Così cominciò a nascere in me un intimo impulso alla dignità, alla grazia e alla compassione. Ma al tempo stesso iniziai a provare un senso di ripulsa verso il mondo, verso i miei simili, e verso le voci che lentamente frantumavano le mie poche convinzioni. Cosa stanno cercando? Cosa vogliono che io senta? Ieri notte è successo qualcosa. Erano loro. Stavano ascoltando il diario. Ora sanno dei miei dubbi, ma che cos'è un uomo senza il dubbio? Adesso sto male. Mi stanno punendo. Le sento. Ora oscillano da tenere raccomandazioni ad improvvisi e violenti ordini. In particolare una di loro. Accanto al mio orecchio sinistro. Sembra essere più acuta delle altre. Diversa. Capace di comandare il mio corpo. Dovevo compiacerla. Ma certe volte, mentre le ascoltavo, avevo l'impressione di sentire in gola il gusto iniziale del dubbio, prima ancora che divenisse un'idea. Era un istante di chiarezza. Poteva brillare perfino nel mezzo di un incubo paralizzante, rivelandolo come nient'altro che illusione. In quei momenti le voci sembravano allontanarsi, per poi tornare più forti. Accumulavo un senso di purezza e di potere, ma dubitavo. Sapevo che era un'orrenda verità o un terribile e spaventoso delirio. Ma mi sentivo bene. Mi sentivo bene. Anche questo era solo frutto della mia mente. Chi non sia stato squilibrato non può capire quanto siano terrificanti per un pazzo le sue immaginazioni e quanto fragili i suoi dubbi sani. Ma è davvero possibile odiare il prossimo come se stessi? Mi chiamo Carlo, ho 28 anni e sono stato un mezzo uomo. Un mezzo uomo, ecco cosa cercavano. Ma ora dal comportamento dei medici e dei magistrati che mi esaminarono traspare qualcosa di nuovo. La paura di un mio rilascio. E vedo chiaramente con quale bramosia professionale essi volevano tenermi nella condizione di paziente.
È questa la prima frase che ho sentito nitidamente.